Però voglio collegarmi subito con Danilo Toninelli, che lo ringrazio per essere qui, anche perché Toninelli, dopo che ho letto la dichiarazione di Di Maio, mi è partita una certa ansia, perché Di Maio dice: siamo in piena emergenza democratica, il PD ha appena dato il suo ok alla fiducia sulla legge elettorale, quindi il Parlamento non potrà discutere. Alle 12 riuniremo il gruppo parlamentare e decideremo la nostra reazione, che sarà durissima. Si tratta di un colpo mortale alla democrazia. E che reazione avete in testa, Toninelli? Che avete deciso alle 12? Allora, la riunione è in corso, quindi non so ancora dirti perfettamente. Quello che è importante che i cittadini sappiano è che porre la fiducia significa zittire il Parlamento, che è il luogo di rappresentanza del popolo. Lo fece Mussolini nel 29, venne fatto sulla legge truffa nel 53, l'ha fatto Renzi con l'Italicum, che avete visto che è stato dichiarato poi incostituzionale, e lo sta facendo Gentiloni. Perché il Partito Democratico lo sta facendo? Perché ha paura dei suoi stessi esponenti del PD. C'erano un po' di voti, di questi voti qualche forza politica avrebbe chiesto il voto segreto. In quel voto segreto, certamente, se l'hanno posto la fiducia, è certo, il Partito Democratico, alcuni esponenti avrebbero votato contro l'indicazione del proprio partito e la legge sarebbe caduta, magari sulle preferenze, cioè su un miglioramento importante, e quindi hanno posto la fiducia. È un atto anche incostituzionale, perché voi sapete che la Costituzione protegge la legge elettorale, che si dice tecnicamente è sostanzialmente costituzionale. Quindi è un'emergenza democratica, perché tra l'altro è anche una pessima legge. E come si fa a votare? Scusi Toninelli, ma quale può essere la reazione durissima, per farmi capire? Beh, allora, noi faremo una sorta di scudo umano in Parlamento, ma noi siamo in 90, lo faremo pacificamente come sempre abbiamo fatto. Fuori da questa, da Montecitorio, in questi minuti, ci sono già centinaia di persone, cittadini, che stanno dicendo no ad atti eversivi contro la Costituzione. Cercheremo di organizzare anche nei prossimi giorni manifestazioni di piazza, cioè abbiamo bisogno che i cittadini, come noi siamo entrati in Parlamento, escano dalle case e vengano a difendere la loro democrazia, che abbiamo conquistato con grande fatica, e chi pose la fiducia nel 29, questa democrazia ce la tolse. Non facciamocela ritorno, cioè la dignità degli italiani viene prima di tutto. Allora, mi scusi Toninelli. Perché concludo? La legge non ha le preferenze, ha le ammucchiate di partito. È evidente che sia contro il Movimento 5 Stelle, ma non me ne importa nulla. Non mi importa nulla, perché più si accaniranno contro di noi e più i cittadini capiranno che siamo una forza politica da sostenere, quindi lo facessero, ma non danneggiate. Si fermi un attimo, perché ho due esponenti politici.